Roma non è che la Roma sia organizzata per il dopo di Dybala, quindi in qualche modo è rimasta schiacciata perché noi l'abbiamo già detto in altre situazioni, cioè non puoi permettersi di avere in campo contemporaneamente Baldanzi, Solé, Dybala, come si chiama pure l'altro, cioè tanti tecnici. Alla fine, come si fa a fargli stare in equilibrio tra di loro in campo? Il problema in realtà non è la tecnica di questi calciatori qua, il problema è farli combaciare perché sono tutti giocatori di piede sinistro, perché Sulè è un piede sinistro, Dybala è un piede sinistro, Baldanzi è un piede sinistro. E io penso che tanti allenatori vorrebbero avere i problemi che ha De Rossi lì davanti, perché comunque stiamo parlando di giocatori di assoluta qualità. La cessione di Dybala era stata messa in preventivo, poi è saltata per tanti motivi, la Roma che non ha ottenuto l'offerta, Dybala che non ha voluto andare in Arabia e quant'altro. Si va verso un progetto dove Baldanzi, come Pellegrini, potrebbe arretrare sulla linea mediana e fare quindi da mezzala. Piace tanto a De Rossi, l'ha provato contro l'Everton, l'ha provato anche nella prima di campionato, a Cagliari. E ieri c'è stato un tonfo importante perché comunque l'Empoli ha battuto 2-1 la Roma per la Paolo, prima volta nella sua storia. non è un caso che già si doveva tenerlo su lei. Ma no, Perché poi è una questione è una questione di atletica. è È una bello questione di quando condizione. attaccano tutti questi, però il problema è che bisogna fare pure la fase difensiva. Se la fanno con la fassa lei, che fa segnare già, ve È l'ha già una successo questione 10 anni prima. di natura tecnica. Sulè è arrivato alla Roma da 15 giorni praticamente, quindi dovrà avere tempo di ambientarsi, di capire gli schemi di De Rossi. De Rossi chiede un certo sacrificio agli attaccanti. Ora Dybala non è uno che tende a sacrificarsi, ma Matias Sulè a Frosinone l'anno scorso ha fatto molto molto bene anche in fase di non possesso. Dovrà trovare la condizione migliore e dovrà iniziare ad adattarsi ai tempi tecnici della squadra, ecco.